A che temperatura devo cuocere internamente un roast beef? Perché quando andiamo in una steakhouse le bistecche sono succulente, saporite e morbide, mentre invece a casa a volte sono dure, secche e grigie? Più in generale, a che temperatura interna si deve cuocere la carne? Ciao a tutti, bentornati sul mio canale dedicato alla scienza di ciò che mangiamo. Oggi vi propongo una pillola di scienza in cucina tratta dal mio libro sulla scienza della carne. Un esperimento in cui si può vedere visivamente che cosa succede alla carne quando la cuociamo a temperature diverse. Per far questo ho preso un pezzo di carne, il bovino adulto, e l'ho tagliato a cubetti. Ho cotto i vari cubetti a temperature diverse, a partire dai 50 gradi fino ad arrivare a 75 gradi. Ovviamente è necessario tenere sotto controllo la temperatura, per cui ho usato un termometro. Ormai costano veramente pochissimo, meno di 10 euro, per cui compratene e tenetene uno o anche di più in cucina che sono utilissimi. L'apparato sperimentale in realtà è molto semplice. Ho preso una pentola, vi ho messo dentro dell'acqua e l'ho scaldata alla temperatura desiderata, controllandola con un secondo termometro. Ogni singolo cubetto di carne è stato infilzato con il termometro in modo da poter controllare la temperatura interna e immerso nel bagno termico, nell'acqua calda. Quando la temperatura interna ha raggiunto il valore desiderato, ho tolto il cubetto, l'ho immerso in acqua gelata in modo da bloccare la cottura e l'ho lasciato lì. Una volta terminata la cottura di tutti i cubetti, da 50 a 75 gradi, li ho tagliati in due per poter esaminare internamente il colore e il grado di umidità di succhi contenuti. Ora vediamo i risultati partendo dal cubetto di carne cruda che ci serve da confronto. La carne cruda contiene dal 70 al 75% di acqua. Ma com'è che quando la mastichiamo quest'acqua non schizza fuori? Beh, il motivo è molto semplice. Quest'acqua è intrappolata nelle fibrille e nelle fibre muscolari. Possiamo immaginarle un po' come dei piccoli tubicini. Nelle fibrille ci sono delle proteine che sono quelle che ci permettono il movimento, cioè la miosina e la actina, e poi una serie di altre proteine strutturali che compongono proprio la miofibrilla. L'acqua è libera quasi sempre di scorrere all'interno di questi tubicini, ma non può scappare all'esterno. Iniziamo ora a scaldare e portiamo la carne a 50 gradi. Questa è la cosiddetta cottura al sangue. Mi spaventavo molto da bambino quando ne sentivo parlare perché immaginavo ci fosse il sangue dentro. In realtà il colore rosso che vediamo della carne cotta al sangue, della carne cruda, è dovuto non al sangue ma a una proteina che si chiama mioglobina che è presente nei muscoli e che dona appunto la colorazione rossa della carne. A 50 gradi le proteine delle fibrille e delle fibre muscolari cominciano a deteriorarsi, alcune proteine strutturali e in particolare la miosina che è contenuta nelle fibrille. Deteriorandosi e denaturandosi cominciano a creare, diciamo, dei piccoli buchi in questi tubicini, delle piccole fessure e quindi l'acqua non è più completamente intrappolata dentro e può iniziare a uscire. Infatti vediamo dalla fotografia che una volta tagliato il mio cubetto di carne è fuoriuscita dell'acqua, sono fuoriusciti dei succhi e li possiamo vedere davanti alla fotografia. Innalziamo ora la temperatura di altri 5 gradi, quindi ho preso un altro cubetto e l'ho cotto a 55 gradi e questa è la temperatura che corrisponde alla cottura medium rare nella nomenclatura anglosassone. Notate che a 55 gradi ancora abbiamo un rilascio di succhi e la carne proprio visivamente appare molto umida, molto, molto succulenta. Questa è la temperatura massima per ottenere la miglior, diciamo, succulenza della carne. In generale, tra i 50 e i 55 gradi, la carne ci sembra, quando la mangiamo, molto più succulenta. E questo per il motivo che dicevo prima. La denaturazione delle proteine comincia a far fuoriuscire dalle fibre e dalle fibrille muscolari i succhi della carne, che però, diciamo, rimangono intrappolati in loco. Quando noi prendiamo un pezzo di carne cotto a 55 gradi e lo portiamo in bocca, quando lo strizziamo e lo schiacciamo con i denti, facciamo fuoriuscire tutti i succhi della carne e quindi abbiamo la massima sensazione di succulenza. E questa è la temperatura classica per la cottura di un buon roast beef. Aumentiamo di altri 5 gradi e andiamo a 60 gradi. Notiamo che la carne comincia a diventare rosata. Questa è la temperatura in cui la mioglobina, la proteina che dicevo prima, comincia a cambiare colore e si trasforma da rossa, pian piano diventa rosata e poi diventa grigia e marroncina. Dobbiamo tener conto che a questa temperatura
i succhi in parte sono già usciti, vedete che davanti al pezzo di carne non abbiamo più la pozzangherina di liquido, ma si vede comunque che la carne è ancora abbastanza umida. Questa è la cosiddetta cottura media. A mio parere questa è il massimo della temperatura che può raggiungere una bistecca in cottura. Aumentiamo ora di altri 5 gradi e andiamo a 65 gradi. Vedete subito visivamente la differenza. A 65 gradi la carne appare molto più compatta che non a 60 o a 55. Superati i 60 gradi, il collagene comincia a contrarsi. Il collagene è la proteina che costituisce le guaine di tutte i fasci muscolari e le varie fibre di cui vi parlavo prima. Contraendosi strizza fuori tutta l'acqua che era fuoriuscita dalle fibre muscolari ma che era ancora localizzata e non era ancora completamente passata nel mezzo di cottura. Anche il colore cambia perché la mioglobina si sta trasformando e sta diventando progressivamente grigiastra. Innalziamo di altri 5 gradi la temperatura di cottura e arriviamo a 70 gradi. Questa è la cosiddetta cottura ben cotta. Secondo me è troppo cotta. Vedete come la carne si è compattata, proprio visivamente si vede, ha strizzato fuori tutti i succhi che conteneva. Vedete anche che non è più rosa praticamente perché la mioglobina si è trasformata in metamioglobina e che ha perso la colorazione rosa. Sappiate che in molte steakhouse rinomate americane si rifiutano di servire la carne ben cotta proprio perché viene assolutamente rovinata. Ma c'è di peggio. Andiamo a 75 gradi. Qua è quello che io chiamo il disastro culinario. Abbiamo veramente un cubetto di carne estremamente compatto, estremamente duro e estremamente asciutto internamente perché i succhi sono usciti proprio dalla compressione estrema del collagene. Questo è quello che succede, purtroppo, quando un cuoco alle prime armi, ed è capitato anche a me, mette a cuocere una bistecca in padella quando la padella è ancora fredda. I succhi della carne cominciano a uscire perché abbiamo raggiunto 60 gradi e il collagene comincia a contrarsi, ma la temperatura della padella non è sufficientemente alta da vaporizzarli istantaneamente come succede invece quando la temperatura è molto più elevata. Quello che succede allora è che cominciano ad accumularsi questi succhi della carne e fanno una pozzangherina. L'acqua rimane lì, comincia a bollire e quindi la temperatura interna della carne aumenta e va a 75 gradi o ben oltre. È diventata dura perché le fibre si sono tutte contratte, i succhi della carne sono tutti usciti e in più non abbiamo neanche la doratura esterna dovuta alla reazione di Maillard che avviene solamente se le temperature superano circa i 140 gradi. Quindi, in conclusione, impariamo a misurare le temperature, ripeto ancora una volta, questo non può non esserci nelle case moderne e, insomma, spero di avervi dato delle informazioni utili e arrivederci la prossima volta qui sul mio canale. Ciao!